Oh cazzo, minchia, no, ma porca troia, non t'ho mica visto. No, sono andato lunghissimo, no, non sbattere, no! Che cacchio era quel coso? Cos'era? L'ho È un preso io? cartellone. L'ho preso? Eh sì, è Boh. volato in aria. Ma ancora lì è il suo Ma guarda che io non lo so se l'ho uovo. toccato. Boh, sarà un bug della pista. No. Vediamo che cazzo combina, miceli. No, hai detto che mi spaccavi il culo qua. Sì, lo so che ho detto così, ma devo difendermi in qualche modo, non ho nient'altro. No, lo sai che se no faccio un video tipo tutto incentrato sull'umiliazione nei tuoi confronti, salvo replay, prendo tutti gli intertempi. È il titolo: Disastro selvaggio. Non fare la partenza pagliaccia, per cortesia. Si chiama doppia fila, devi stare, eh. Sì, ma mi dà fastidio. Cioè, proprio sai venirti a dare fastidio sulla tua comfort zone. Guarda che partenza pagliaccia che ha fatto, guardalo, guarda. Che partenza Verstappen Minchia, pagliaccio. t'ho lasciato 200 metri. Ti servono tutti. Ti devo aspettare? No, figurati. Vabbè, dai, testa stretta, dai. Aspettati il peggio. Dai, vieni. No, sì, dai, vieni, vieni, vai, 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 Ci vai, siamo? Verstappen, Dai, vai, Verstappen. mi sono recuperato? Sì. Dove pensi di andare lì? Da nessuna parte. Selvaggio in difficoltà, attenzione con Miceli che prova a scappare lì davanti. Con quella 296 mostruosa, la 992 in difficoltà sui rettifili. Meno agile rispetto al cavallino rampante, attenzione largo Miceli. Selvaggio tenta di ricucire il distacco, molto vicino, attenzione, vediamo se prova l'attacco qui, si fa vedere negli specchietti, pressione per Miceli. Prova lo staccatone, si fa vedere all'interno, ci prova, chiude bene Miceli, questo è un circuito in cui è difficilissimo andare a superare, eccolo qua, la quarta, quinta, scalatona, tre marce giù anche di prima a volte, vediamo l'uscita, molta ripresa per questo Ferrarone, e Silvaggio rimane dietro, molto indietro, cioè ha provato, fucsia per Miceli, eccolo qua che riprende ancora il ritmo. Serratissimo, overtime per lui, lo sa che Silvaggio è molto pericoloso. Non Uno ce la volato. faccio a guidare così. Perché? Ti piace? Mi scongedi, non ce la faccio. Eccola qua la tattica di Miceli, il commento live su questa gara. Intanto Silvaggio, giro veloce, Fuchs per lui, 7 decimi da recuperare, però Miceli sta dando un ritmo pazzesco mentre dietro si rampeggia. Attenzione, brivido per il calabrese. Mentre il nordico calabrese Pizzo Calabro Stai prende. facendo la live, stai guidando come un pezzo di merda e guardi pure che cazzo combino dietro. Certo, sono multitasking, riesco anche a cambiare voce, proprio quella che si utilizza per le live. Eccolo qua, in uscita, grande uscita di Miceli che sta guadagnando veramente tantissimo, un secondo e due, e 0-1 rispetto a Carmelo Silvaggio, attenzione qui lo staccatone molto pericoloso, è qui che Silvaggio riesce a recuperare, errorino di Miceli, attenzione, si riavvicina, vediamo Silvaggio. Molto molto vicino, vediamo l'inquadratura da dietro, questa volta riesce con una pulizia pazzesca, degna di una golf di famiglie altolocate a spazzolare in quelle curve, ad avvicinarsi a Miceli. Mamma mia, che guida di Carmelo Silvaggio, nella parte mista interna riesce a recuperare tantissimo, Miceli in uscita. Nella prima parte, nell'ultima parte riesce a sfruttare tutti i cavalli di questa magnifica 296. Ancora Silvaggio, giro più veloce della sessione. Strappa via il giro veloce a Miceli in una frazione di secondo, mezzo secondo, ha recuperato ben 7 decimi nell'ultima tornata. Il multitasking pilota Miceli deve
fare attenzione al riavvicinarsi di Carmelo Silvaggio, che non esita a lampeggiare, tipo occhio che davanti ci sono i carabinieri, rallenta, posto di blocco. Grande Silvaggio, questa 992. Intanto i paletti se li ha mangiati Silvaggio a colazione qua. Li stai buttando giù. Grande gara tra i due calabresi. Minchia molto impegno però, eh. Eccolo là l'accento vero del Silvaggio. Ora vedete meglio. Che controllo incredibile. Iniziano le gomme in meno di 2 minuti a farsi sentire, mancano 10 minuti. E Silvaggio ha fatto un errore perché Miceli ha guadagnato tantissimo in questo frangente. Mamma mia come sono usciti entrambi, un errorino di Miceli. Silvaggio si è riavvicinato come un falco sulla lepre. Largo Miceli, vediamo se ne approfitta Silvaggio. Anche lui largo. E ne approfitta sulla destra. È numero 25. Incredibile. E chiude la porta, attenzione. Quando si parla. Eccolo. Mi hai frenato davanti, sei un bastardo sì. Maledetto. Dovremmo rivedere collisione. È tatticismo. Guarda, entro che ok, ho visto una questo adesso è tutto da rivedere. Silvaggio adesso, che ha chiuso selvaggiamente. Adesso io voglio solo dire una cosa, sono stato 3 giri dietro tranquillo, appena sono andato davanti la tattica di Aulo lo è sai, uscita fuori. Lo sai che tutto questo verrà tagliuzzato in posto posizione, nessuno vedrà niente, si vedrà il capito. Ma io lo dirò a tutti. Sì. Salutiamo Aulo e salutiamo il nostro caro amico Andrea Barabbi, che ci manca, che è nel camion, che sta dormendo, sta benedetto nel Tronto in questo momento. Errore di Silvaggio, è andato a mangiare il cordo all'interno, Miceli la profitta, si sta avvicinando. Ma solo tu lo vedi che ti stai avvicinando. Zitto, mi do false speranze, no? Molto vicino, Miceli sente l'odore del sorpasso. Come una costata sulla griglia, pronta ad azzandarla. Oh, mamma mia! Ops! Decide di mettere la seconda, dove è uscito in prima. Qua Silvaggio gioca bene. Perde tutto. Oh, vado lungo perché... Vai un po' lungo? Sì, sì, un ti, po'? Lascio, ti lascio il passo. Un po' lungo. La sì, pressione sportivamente sta mangiando, non ha frenato, la pressione. Ragazzi, la verità è questa. Ho problemi di frenata, ragazzi, ho problemi di frenata. Sì, e ho notato. Mamma mia come guida bene Silvaggio, ragazzi. Quanto guida bene Silvaggio. Non fa più errori Silvaggio. Non fa più errori Silvaggio. Mi ricorda un Garo Rig. No, Formula 1 91. Modalità gufo sei passato. Ti ricordi Formula 1 91 un Garo Rig? Ricordo. Carmelo Silvaggio, il gran pilotone, non gli succede mai nulla, è vero Peppe? Favoritissimo di questa gara per rimanere nei top 10, sta facendo per veramente... prendere Nucci e si gira. Porco Giuda, no. No, stacca tutto, dai. No. 4 minuti e 40 per recuperare un Silvaggio scatenatissimo. Guardalo, guardalo, pagliaccio. Guarda il maiale lì davanti che non lascia. Rischio, rischio. Brutta uscita. Brutto, bellissimo, brutto. Mamma mia che sorpasso al limite della decenza sportiva per Miceli. E ora deve scappare Miceli, perché qua Silvaggio è fortissimo nel recupero. Brutto, brutto sorpasso. Come brutto sorpasso? chi lo riceve è brutto.
Mamma mia, quanto è forte Silvaggio lì. E va fuori! E va fuori! Deve rischiare il tutto per tutto per cercare di recuperare una gara che aveva dominato, ragazzi. Con la 992 che ne ha comunque di meno, ma in questo circuito riesce ad esprimere veramente tantissimo. Mi è ritornata la parlantina di bot, ragazzi. No, ma perché non ce l'ho più la macchina? Eccolo qua, Silvaggio, iniziano le lamentele, le scuse. Però ricordiamo che il giro più veloce ce l'ha Silvaggio. Un giro da fare per qualche secondo. Buonasera. Oh, buonasera. È incredibile, riesco anche a prendere il giro veloce. All'ultimo, ragazzi, non ci credo. Ultimo giro, incredibile. Il titolo del video sarà giochiamo in base a quello che hai. Mi sono andato a girare l'ultimo giro, porca puttana. Quindi mi comunque c'è una forza. Sì, ti puoi rilassare, c'è una forza oscura. Perché? Ah, perché e va a vincere Migeli! Vince Ready Outland Park, ragazzi, eccolo qua, 4 punti bonus per aver finito la gara. E l'SA sale, guarda qua, tutti i colori. Grazie ragazzi, grazie, siete fantastici, minchia Carmelo. Massacrato in pista e nell'orgoglio, porca puttana.